Ben ritrovati a una nuova puntata di Quattro Chiacchiere da Remoto. Oggi siamo in collegamento con Marina Vittone, cittadina residente in frazione, docente, quindi alle prese con le lezioni online e consigliere di opposizione Riparolo Sostenibile nel comune di Riparolo Canavese. Benvenuta Marina. Buongiorno a tutti i nostri concittadini rivarolesi e agli ascoltatori. Io partirei proprio dal fatto che vive in frazione, quindi frazione Argentera. Come si vive questa emergenza pandemica in frazione? Beh, direi che dal punto di vista emotivo, esattamente come la vivono purtroppo tutti i cittadini rivarolesi, anche residenti nel capoluogo e tutte le persone in generale. Quindi la sensazione, diciamo, è quella di una privazione della nostra libertà personale, un senso di oppressione, perché sicuramente non possiamo muoverci liberamente, non possiamo proseguire nelle nostre abitudini quotidiane, nelle nostre attività lavorative. Però devo dire che probabilmente chi risiede nelle frazioni come me può dirsi molto fortunato perché quasi tutti abbiamo comunque un giardino, un appezzamento di terreno, viviamo in campagna, quindi diciamo in un ambiente dove noi abbiamo la possibilità di uscire all'aperto liberamente pur rimanendo da soli. Mantenendo il distanziamento sociale, ma che ci consente di avere un po' di sollievo perché possiamo vedere il verde intorno a noi e devo dire, ahimè, quasi come una beffa, il virus ha fermato un po' la nostra attività sociale, la nostra vita quotidiana, ma non ha fermato la natura. Quindi in questi giorni di primavera, in questi primi giorni di primavera, oggi in particolar modo è una bella giornata di sole, vediamo proprio la vita che si rinnova, gli alberi fioriti, l'erba che inizia a diventare verde. Quindi è un segno che la vita comunque continua, deve andare avanti nonostante tutto. Quindi direi che da questo punto di vista forse i residenti nelle frazioni sono un pochino più fortunati rispetto a chi vive in un condominio, in un appartamento Certo. e può solo uscire nel balcone di casa o comunque per le situazioni di estrema necessità. Certo, senza dubbio. Marina Vittoni, insegnante che in questo periodo si trova ad affrontare quelle che sono le lezioni online con i propri studenti. Sì, anche da questo punto di vista, diciamo, c'è stato un cambiamento repentino. Noi docenti abbiamo dovuto diventare tecnologici fino ad un livello che mai avremmo immaginato, questo per garantire il diritto allo studio e la vicinanza ai bambini e alle famiglie. Nei nostri istituti rivarolesi abbiamo adottato tutti la didattica a distanza. Siamo stati supportati dalle nostre dirigenze scolastiche, abbiamo proseguito le nostre riunioni a livello collegiale come docenti in videoconferenza. A tutti noi è stato attivato un account di Google e avremo la possibilità di continuare a ritrovarci a distanza in videoconferenza. Con i bambini abbiamo attivato, come si diceva, la didattica a distanza e quindi sono state create le aule virtuali. Nel giro di una settimana siamo diventati assolutamente operativi, soprattutto per quanto riguarda gli ordini di scuola più alti, quindi la secondaria di primo grado, le superiori. E invece per i piccoli della primaria e dell'infanzia, i docenti hanno trovato strategie veramente di ogni tipo, anche le
le più particolari, le più confidenziali per raggiungere i loro bambini, quindi con videomessaggi messi in chat oppure con l'apertura di indirizzi di posta elettronica dedicati per poter ricevere i compiti eseguiti dai bambini e a nostra volta poter dare un ritorno, correggere e garantire ai bambini un minimo di, diciamo, di quotidianità, far capire loro che comunque, anche se in maniera molto più flessibile e elastica, però alla fine della settimana i compiti devono essere consegnati e il programma deve proseguire. Questo ha sicuramente creato tante difficoltà alle famiglie e ai genitori, perché ne abbiamo ovviamente ricevuto comunicazione, è difficile soprattutto eventualmente stampare le schede che vengono assegnate, i lavori che vengono assegnati, però è scattata da questo punto di vista l'ingegnosità delle nostre mamme, anche la solidarietà, perché fra di loro si aiutano e magari chi non ha la stampante a casa in qualche modo viene aiutata da altre mamme, oppure si lavora del tutto a livello digitale, dando degli esercizi solo a livello digitale, dove i bambini possono lavorare a computer ed evitare di stampare. Quindi secondo me veramente questa esperienza ci ha insegnato anche molte cose, ci ha insegnato a essere più solidali, ci ha insegnato ad attivare tutti i canali di comunicazione possibile, la tecnologia è venuta in supporto, questa volta non è stata di ostacolo, perché noi docenti abbiamo sempre un po' visto malamente, tra virgolette, la comunicazione social e questo stare di fronte al PC o ai tablet o ai cellulari, però devo dire che questa volta con moderatezza, nella giusta misura, la tecnologia, i social ci sono venuti in aiuto. Vi ringrazio davvero a nome di tutti i docenti, le famiglie, le mamme, perché in questo momento la didattica viene mediata dai genitori e stanno facendo davvero uno sforzo incredibile che però consentirà ai loro figli di non rimanere indietro, di mantenersi allenati per quando torneremo a scuola. Bello questo aspetto che esce fuori, nel senso che nonostante questo periodo veramente terribile, esce fuori anche l'aspetto positivo, per cui la solidarietà, l'unione, pur essendo a distanza, e il fatto di aiutarsi l'un l'altro è molto bello. Allora, invece, come consigliere di opposizione di Rivarolo Sostenibile, un commento su come viene gestito l'emergenza a Rivarolo? Sì, allora, ma io devo dire che in questi giorni come gruppo consigliare Rivarolo Sostenibile, quindi il gruppo è composto dalla sottoscritta e dalla consigliera Sandra Ponchia, abbiamo mantenuto continuamente i contatti con il sindaco e con il vice sindaco e ci siamo confrontati per la gestione dell'emergenza. In queste situazioni così gravi di questa portata, le istituzioni devono essere coese, devono essere unite e devono collaborare, e noi abbiamo accolto anche nel nostro piccolo livello locale l'appello del Presidente della Repubblica Mattarella, che era stato rivolto ovviamente al governo nazionale. Noi l'abbiamo fatto nostro e ci è parso giusto in questo contesto assolutamente collaborare. Ci siamo scambiati informazioni con il sindaco in questi giorni in cui lui era in quarantena preventiva e ci siamo tenuti informati di come la città agiva. A nostro avviso tutte le misure di contenimento che sono state adottate sono state giuste e opportune, alcune sono state sollecitate anche da noi stessi consiglieri, in particolare
da me che vivo nelle frazioni, nella frazione Argentera, perché durante il primo periodo probabilmente i cittadini un po' impauriti avevano, diciamo, preso a frequentare a piedi, in bicicletta le frazioni in massa, per cui quando già le restrizioni a livello regionale erano, diciamo, abbastanza chiare, qui invece c'era ancora una circolazione di tante persone che correvano a piedi, ma anche con intere famiglie, anche con i bambini. E quindi no, noi abbiamo segnalato questa situazione al sindaco, e poi il vice sindaco di Emos ha aggiunto, tra virgolette, la protezione civile a presidio del territorio, e devo dire che la misura di contenimento è servita, così come sono servite tutte le altre misure di chiusura dei parchi, di chiusura alla frequentazione, all'allenamento in piazza, nelle panchine. Quindi tutto ciò che è stato fatto nella giusta maniera e seguendo le tempistiche dettate dal governo regionale e nazionale. Devo dire che in questi giorni abbiamo ricevuto anche molti appelli, molte richieste di aiuto, anche per esempio dal personale che lavora presso i nostri supermercati, perché si sono sentiti ovviamente a rischio, perché la frequentazione delle persone è altissima, quindi nei primi giorni probabilmente molte accortezze anche all'interno dei supermercati non erano state adottate, ma oggi direi che i cittadini, i rivarolesi, i residenti sono assolutamente ligi nell'osservare queste regole del distanziamento, del distanziamento sociale, e nel rispettare, insomma, il lavoro di questi operatori che ci garantiscono la filiera agroalimentare e l'approvvigionamento per le necessità alimentari. E da questo punto di vista io voglio unirmi nel ringraziamento a tutte le forze dell'ordine, ai carabinieri, ai vigili urbani, alla protezione civile di Rivarolo, e voglio ringraziare la Croce Rossa locale, le associazioni, i volontari che si stanno prestando, perché a Rivarolo, comunque spontaneamente, come è nella sua tradizione cittadina e sociale, le associazioni di volontariato hanno risposto in maniera straordinaria, consegnando a casa, diciamo, la spesa, così come anche i nostri commercianti, i nostri agricoltori, che hanno supportato nella consegna a domicilio quelle famiglie che erano comunque impossibilitate a uscire anche solo una volta alla settimana. Quindi direi che la macchina ha funzionato bene, ha risposto in maniera adeguata la macchina comunale. Io proprio questa mattinata ho fatto una ultima sollecitazione al sindaco, dicendo che avevamo discusso sulla opportunità di sanificare le strade comunali, come stanno facendo diversi comuni della zona. E però c'era questa comunicazione dell'assessore regionale Marnati, che, e anche la raccomandazione dell'ARPA e dell'ASL, che consigliava vivamente di non utilizzare prodotti a base di ipoclorito di sodio, quindi per intenderci la candeggina, perché poteva infiltrare le acque sotterranee per sanificare le strade comunali. Adesso, proprio in mattinata, abbiamo fatto una sollecitazione al sindaco. Sappiamo che ci sono prodotti alternativi e abbiamo fornito anche le schede prodotti, detergenti che possono avere un impatto minore e comunque compatibile a livello ambientale e che sono privi di ipoclorito di sodio. Quindi l'abbiamo sollecitato a verificare questa opportunità per sanificare le strade comunali, cosa che peraltro sarebbe buona abitudine poi mantenere anche successivamente, almeno un paio di volte l'anno. Un'altra problematica che abbiamo sottolineato al sindaco è legata alla raccolta di rifiuti in questi giorni.
E visto che le famiglie sono, diciamo, permangono in casa e quindi si presume, ma si vede, insomma, si tocca con mano il fatto che sia aumentata la quantità dei rifiuti, la produzione dei rifiuti casalinga, e abbiamo notato che almeno penso non solo nelle frazioni, ma credo sia un po' una situazione generalizzata. Sul territorio comunale la raccolta differenziata è ancora a singhiozzo e soprattutto in questi giorni la raccolta dell'indifferenziato di ieri, ma anche la raccolta del vetro, ormai qua nelle frazioni è quasi un mese che il vetro non viene raccolto. Diciamo che questo è il rifiuto meno pericoloso di tutti, quindi diciamo c'è una tolleranza da questo punto di vista, però abbiamo sollecitato affinché si faccia una verifica in modo che la raccolta differenziata sia puntuale. E poi anche per quanto riguarda il lavaggio dei cassonetti, a livello soprattutto condominiale, abbiamo suggerito che si provveda anche a un lavaggio più frequente dei nostri cassonetti, soprattutto per le zone di grande raccolta dove ci sono i container oppure i cassonetti condominiali. Insomma, abbiamo cercato di suggerire e collaborare il Certo. più possibile in questo momento con l'amministrazione comunale. Certo, senza dubbio una cosa utile e apprezzabile. Io ringrazio Marina Vittone per essere stata in collegamento con noi Sì, e sì. volevo, scusami Magda, volevo ancora solo rivolgere un pensiero ai concittadini che in questo momento stanno soffrendo. E intanto esprimere la mia vicinanza anche al concittadino rivarolese che è mancato la scorsa settimana, alla sua famiglia, esprimere le condoglianze alla sua famiglia e poi la vicinanza alle famiglie che invece hanno diciamo, dei familiari in ospedale, negli ospedali di Ivrea e negli ospedali territoriali e a tutte quelle persone che sono risultate positive e aspettano in casa di uscire da questa brutta situazione e faccio a loro, a nome del mio gruppo di Rivarolo Sostenibile, anche come cittadina, come concittadina, i miei migliori auguri di pronta guarigione. E a tutti voglio dare un messaggio di positività, dicendo che dobbiamo già rimboccarci le maniche e pensare a quello che sarà il dopo, perché il dopo coronavirus arriverà forse molto più in fretta di quanto noi non pensiamo. E allora noi come città di Rivarolo e come paese, come governo italiano, dobbiamo assolutamente intraprendere delle misure di sostegno per la nostra economia. A livello cittadino, io spero che poi si possa fare un ragionamento sul bilancio comunale, su quello che riguarderà i tributi locali, per prevedere delle riduzioni e delle agevolazioni sulle tasse comunali per i nostri concittadini. Spero che si possa lavorare in maniera solidale all'interno del Consiglio Comunale e soprattutto che si possano adottare delle misure per sostenere la nostra economia cittadina, il nostro commercio locale che già aveva subito un po' una curva declinante e proprio l'anno scorso in fase di campagna elettorale ci eravamo tanto confrontati con le attività produttive e il commercio, il terziario. E io ritengo che adesso saranno da aiutare tutte le attività produttive, nessuna esclusa, e da promuovere le nostre eccellenze e da incentivare in qualche maniera. Siamo disponibili noi per studiare delle strategie. Certo, senza alcun dubbio. Grazie mille Marina, al prossimo collegamento. Grazie per averci seguito, per essere rimasti con noi e continuate a Grazie, grazie a seguirci. voi per l'opportunità che mi avete dato. Grazie. Buon proseguimento di giornata.